Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Quest'oggi vi presentiamo il Police, un filato che sicuramente rivoluzionerà il mondo del knitting e dell'uncinetto. Grazie alla sua meravigliosa composizione sarà davvero un piacere lavorarlo e una gioia per gli occhi per i meravigliosi colori che presenta. Ma non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo subito nel dettaglio il Police. E allora eccolo qui, presentiamolo, il Police, un filato composto per il 22% lana, 4% nylon e 74% acrilico. Filato che offre 150 grammi e 450 metri di possibilità infinite, che vanno dalle creazioni per accessori esterni, ma anche complementi di arredo, poi successivamente li analizzeremo nel dettaglio. Un filato che è possibile lavorare o con i ferri 8-10 oppure con l'uncinetto 7-9. Veniamo adesso ai consigli per il lavaggio e il post lavaggio. Allora, consigliamo di lavare sicuramente, soprattutto per i primi, lavaggio a mano ad una temperatura non superiore ai 30 gradi. Questo perché è necessario far assestare la fibra. Sconsigliamo l'asciugatrice, ma piuttosto consigliamo di riporre ad asciugare la vostra creazione in una posizione piana, e non è possibile neanche stirare la vostra creazione. Non è possibile candeggiare, ma è possibile invece utilizzare tutti i solventi, eccezion fatta il tetracloretilene. Lo vedete, lo spessore è quello giusto davvero per realizzare tantissime cose, tutto perfettamente lavorato e con queste sfumature a taglio corto che davvero lo caratterizzano, e soprattutto può far sì che ogni singola variante possa avere all'interno un mix di colori ben visibili. Ma a proposito di colori, analizziamo nel dettaglio quelli presenti sul sito. Analizziamo le prime tre varianti di colore: mascate, grigio, bianco e beige, suva, glicine, beige e rosa, e infine tallin con un incrocio di blu, grigio perla ma anche bianco. E proseguiamo con le altre tre varianti di colore, vale a dire Bamako, in cui vediamo nero, fucsia e un delicatissimo bianco, Libreville, qui invece abbiamo un nero, verde e un senape, e infine Rabat, in cui vediamo un mix tra questo che è un rosso e un bordeaux, un blu notte davvero molto molto scuro e un altro senape. Che siate quindi maghe dei ferri o assi degli uncinetti, con il filato Police e grazie ai suoi soprattutto bellissimi colori riuscirete a trasformare anche dei semplici capi o oggetti in veri e propri tesori. Ma pensiamo a cosa si potrebbe realizzare. Beh, sicuramente potreste avvolgervi nel comfort con creazioni di stile e calore, con ad esempio dei poncho o delle cappe, oppure ancora morbidi cuscini o borse chic, proprio perché grazie al Police ogni dettaglio può diventare unico. O ancora trasformate la vostra casa in una vera e propria galleria d'arte, con dei tappeti oppure delle decorazioni murali che potranno sicuramente raccontare la vostra creatività. Afferrate quindi ferri e uncinetti e preparatevi a stupire il mondo con la vostra creatività. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito e ovviamente vi ricordo di cliccare un bel pollice in su e di commentare qui se avete dei suggerimenti o delle idee da realizzare proprio con il Police, di seguirci ovviamente su tutti i nostri social, di iscrivervi sul nostro solo unico gruppo ufficiale Tessiland e poi, che dire, darvi appuntamento al prossimo articolo. Ciao!